tutto per te. Ho rapito tuo babbo. Se vuoi trovarlo, devi andare a cercarlo molto bene. Bentornata! Come è andata a scuola? Benissimo! Vuoi un bacio? Dimmi! Visto che fuori è una bellissima giornata, posso andare a giocare? Ok, puoi andare a giocare solo se hai fatto i compiti. Hai fatto i compiti? No! E allora prendi lo zaino, vai in tavola, fai i compiti. Prima li fai, prima puoi andare fuori a giocare con questa bellissima giornata. Su, dai, fai la prova, dai! Va bene. Riesco di fare una cosa. Ah, oh, finito! Ora posso andare fuori a giocare con il monopattino, sì! Che bella giornata! Sì, che bello! Oh mio Dio, guarda la discesa! Ragazzi, voi mi sa che non lo vedete, ma qua c'è una piccola discesina. Quindi tutte le volte che la faccio, vado alla velocità della luce. Provo a fare una cosa che è molto rischiosa. Fare il giro con la della piscina con il monopattino. Sì, ce l'ho fatta, ragazzi! Rischiavo di cadere nelle curve. Ragazzi, però con tutti questi giri della piscina mi è venuto un po' di fame. Vado in casa a fare merenda, sì! Che cosa è successo? C'è tutta la casa sotto sopra! Babbo, babbo! Babbo, dove sei? Babbo! No! Babbo! Ragazzi, ma dove è finito il babbo? Oh mio Dio, ragazzi, l'attacca panni in terra! Tutte le pistole! No, Groot? Oh mio Dio! Ma forse il babbo per pulire ha fatto questo casino? No, a parte che lui non pulisce mai e poi non farebbe mai tutto questo casino. Ma allora chi è stato? Oh, è stato paura! Babbo, sei su? Babbo! Babbo! Ma non può essere stato un ladro. Di sicuro questo qua è il babbo che mi sta facendo uno scherzo. È vero, babbo? Dove sei? Babbo, guarda, se è uno scherzo, è uno scherzo di cattivo gusto. Ma che cosa è successo anche in camera mia? No, uffa, perché è proprio in camera mia? Non è giusto. Ragazzi, tutti gli armadi. No, vabbè, il mio zaino di scuola. No, 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 il cassetto. Oh. Per fortuna non mi ha rubato il pupazzo di Ninna. Meno male. Babbo, me l'hai fatto tu questo scherzo? Guarda che non è molto divertente. Incomincio ad avere paura, babbo! Dove sei? Babbo! Babbo, sei qua? Babbo! Perché c'è il computer aperto? C'è un messaggio per te. Clicca invio. Va bene. Ma questo qua è un ladro! Ho rapito tuo babbo. Se vuoi trovarlo, devi andare a cercarlo molto bene. Il ladro ha rapito il babbo!
posso chiamare la mamma, almeno mi dà una mano. Pronto, mamma? C'è un problema grossissimo. Oh, amore, ma che succede? Ti sei fatta male? No, un ladro ha rapito il babbo. Come hanno rapito il babbo, amore? Com'è successo? Che io ero fuori a giocare tranquillamente, poi sono rientrata in casa e ho visto un casino, cioè la casa sotto sopra. C'era un video messaggio dove l'altro diceva che ha rapito il babbo. Si diceva ancora: se lo vuoi rivedere, lo devi cercare. Davvero, amore? Sì. Allora stai ferma lì, arrivo subito. Va bene, mamma, ciao. Ora, ragazzi, rimango qua fin quando non torna la mamma. Giorgia? Giorgia, dove sei? Arrivo! Amore! Cucciolo, amore! Come stai? Sto benissimo. Hai avuto paura? Sì. Oh, ci credo, guarda qua che confusione, ma come può essere? Ma dove sarà il babbo? Ora bisogna cercarlo! Mamma, io ho cercato dappertutto ma non l'ho trovato! Oh no, come facciamo? Idea! Giorgia, possiamo guardare le telecamere di sorveglianza? Forse il ladro non sa di essere stato ripreso! È vero! Andiamo a prendere il computer! Ok, Giorgia, andiamo a vedere le registrazioni di qualche ora fa. Invio. Guarda, Giorgia, sta salendo su per le scale. E qui c'è il babbo, guarda il ladro. No. Sta qui. Guarda, Giorgia, il ladro ha scoperto di essere ripreso, ha coperto la videocamera, ma il babbo deve essere giù. Andiamo a cercare. Salvo! 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 Babbo! Salvo! Giorgia, deve essere qui da qualche parte, lo vedi? Giorgia, lì c'è la porta aperta! Saranno andati di qua, di sicuro! Giorgia, guarda, sicuramente l'ha portato fuori! Sì, è vero! Senti, facciamo così! Io lo cerco per qui, te vai a cercarlo nella zona della piscina! Va bene! Dividiamoci! Vai! No, ragazzi, qui non c'è da nessuna parte! Ragazzi, io non lo trovo da nessuna parte. Vado a vedere se Giorgia è stata più fortunata. Giorgia! Mamma! Mamma, mamma, dove sei? Mamma! Babbo! Babbo, sei qua? Babbo, sei qua sotto? Babbo, rispondimi, ti prego. No, ragazzi, non lo trovo. Babbo! L'hai trovato? No, non c'è da nessuna parte qua. Giorgia, c'è rimasto solo un posto dove guardare, la sala tecnica delle piscine. Andiamo, corriamo. Salvo! Babbo! Sei qui? No, ragazzi, io qui non lo vedo. Qua dietro.
Niente, ragazzi. C'è anche Lucio. Lucio, vieni qua. Tu non hai visto niente, vero? No, ragazzi, qui dentro non c'è. Ragazzi, non era neanche nella sala macchine della piscina. Giorgia, dobbiamo subito andare in casa e chiamare i carabinieri. Sì, andiamo, andiamo. Andiamo. Pronto, carabinieri? Sì, salve, senta, chiamo perché voglio fare una denuncia per rapimento. Sì, è entrato in casa nostra e ha rapito mio marito. Sì, abbiamo le immagini delle videocamere di sorveglianza. Ok. Ok. Venite subito. Grazie mille, vi aspettiamo. Sbrigatevi, arrivederci. Giorgia, stanno per arrivare i carabinieri, amore. Ok, cerca di stare tranquilla. Allora, ragazzi, vi dobbiamo salutare subito perché fra pochissimo arrivano i carabinieri. Così partono con le indagini sperando di poter ritrovare Babbo Salvo subito, poverino. Chissà quanta paura che ha. Giorgia. Ragazzi, se avete visto qualcosa che noi non abbiamo notato e se sapete dov'è, scrivetelo nei commenti. Almeno noi andiamo a leggere i commenti e troviamo subito Babbo Salvo. Sì, aiutateci per favore. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, un po' tristi, vi salutiamo con un grande wow! Oh, i carabinieri!